per noi lo hanno fatto in una, non so se avete visto, una cancellata blu che c'era, era una vecchia scuola, adesso è abbandonata, e in un 4 metri del quarto di terra hanno fatto quello che magari oggi vedrete e rimarrete sicuramente a locazione. Con i soldi che noi raccogliamo in Italia, con Albion, sono i soldi che servono per costruire i vestiti dei bambini, per continuare a insegnare a questi bambini, ad accogliere anche altri bambini in questo progetto. E io non sono uno degli integranti della direttiva di Albion, sono un collaboratore diretto di questo progetto perché è nato anche con me e io mi sono impegnato per collaborare al 100% con Albion. Come? Portando in Italia, portando a Cuba voi e facendovi partecipi in qualche modo di questo progetto che salva sempre, ogni giorno la vita di un bambino. Non dico la vita nel senso di salute, ma la vita futura, per renderla anche meglio, per rendere a questi bambini un futuro migliore, no? Quindi, le cose che noi abbiamo portato solamente per dei bimbi, regali, pensierini, no? Quelli solo per i bimbi, teneteli lì. Chi ha portato dell'altro, vestiti, per gente grande o non adatto ai bambini, adesso portiamo una valigia e li mettiamo lì dentro e loro lo portano via. Nel momento in cui mangeremo la torta insieme ai bimbi, gli potete dare delle caramelle, gli diamo i quaderni, le penne, le matite, tutto ciò che avete portato per noi. Sempre attraverso la sorella e la cugina di Alberto, ok? Che loro più o meno in quel modo eco. Dopo però dovremmo, noi abbiamo portato un documento attestato però per Alblas, nel quale loro mi faranno una firma che come si dice, conferma le nostre donazioni. Noi non passiamo attraverso nessuna istituzione, noi prendiamo là e portiamo qua. Quindi soldi, medicine, vestiti, qualsiasi cosa che Alblas riesce a racimolare, che parola, che riesce a racimolare là in Italia, li portiamo qua di persona. Non spediamo niente, non diamo niente a nessuno, ma li portiamo noi. Alberto Calderon, la direttiva di Alblas, Giuseppe Salvo, Radio Rumberito, che è un altro ente di quelli che collabora direttamente con Alblas, Daniele Covano Servio, quindi noi portiamo direttamente le cose a questi bambini. Loro faranno uno spettacolo, noi verremo, mangeremo con loro, condivideremo questa pezzo di giornata insieme a loro. Alle 9 i taxi si vengono a riprendere, torneremo a Havana, mangeremo e balleremo questa sera, in modo da chiuderla un po' in bellezza la nostra permanenza a Havana, visto che domani alle ore 5 poi partiamo per Maranello. Domani avrete tempo per fare degli acquisti, per fare gli ultimi acquisti. Non abbiate problema a chiedermi, chiedetemi qualsiasi cosa che avete bisogno, tutto. Ok? Gracias!